Buonasera amici di Assist Sportivo, ci troviamo qui a commentare dopo la gara Castellano Udas contro Diamond Foggia, finita 94-71 per la Castellano Udas. Coach, una partita all'inizio abbastanza combattuta, eravate con dell'Aquila, c'era uno scontro alla pari, ritmi sostenuti, voi alla fine avete mollato alla lunga. Beh sì, abbiamo mollato alla fine anche per una questione fisica, perché eravamo pochi. Loro comunque sono davvero una corazzata, all'inizio ce la siamo giocata, una squadra di questa non ha bisogno di avere una donna arbitro, che oggi sinceramente è stata scandalosa, anche se al di là della donna, dell'arbitro donna che ci ha influenzato, ci ha dato tecnici, ha fatto il possibile per farci perdere, noi comunque abbiamo i nostri demeriti. Non siamo riusciti a contenere Sierra e Ionicas, però per il proseguo sono fiducioso, perché so che la mia squadra può dare difensivamente molto di più rispetto a quello che ha dato oggi. È ovvio che giocando di giovedì questa partita ho avuto poco tempo per recuperare i miei giocatori, visto che ruoto con 6 persone. Però complimenti a loro, perché hanno fatto davvero una bella partita, Sierra sugli scudi, Ionicas, lo stesso Liguori, Armando, ha fatto davvero una bella partita, quindi sono contento. Ecco coach, lei ha detto giustamente che ruota 6 uomini perché non ha avuto tempo, forse si è visto proprio nel terzo quarto un calo fisico, anche perché la Castellano Udas aveva una panchina più lunga, avete sofferto forse questo? Beh sì, indubbiamente il fatto di giocare domenica 6 persone 40 minuti, oggi giochiamo sempre con i soliti 6, e quindi poi adesso rigiochiamo domenica, cioè comunque sapevo che dopo 8 partite ovviamente fisicamente ci doveva essere il calo, e sapevo che anche senza il calo forse comunque l'Udas la portava a casa lo stesso, perché davvero è una corazzata, è la squadra più completa, perché c'ha i giocatori giusti nei ruoli, c'ha i cambi giusti per quei giocatori forti, quindi complimenti, hanno fatto davvero una squadra allenata da un grande allenatore, un grande amico che è Matteo, quindi io sono contento della prestazione. Ripeto, avrei voluto giocarmela in quei momenti, i primi 2 quarti, senza avere quell'arbitro che ha preso quelle decisioni assurde. Nel terzo quarto si è visto un dell'Aquila particolarmente in forma, che nell'uno contro uno, nell'accoppiamento difensivo con Liguori, ha fatto valere un po' la sua esperienza. Quanto potrà contare questo nel prossimo turno che avete contro l'Invicta Brindisi? Beh, innanzitutto contro l'Invicta dobbiamo recuperare le forze, quindi dobbiamo recuperare un po' di forze fisiche, poi sì, dell'Aquila... ha preso oggi di nuovo una botta sul quadricipite, quindi speriamo di non rischiarlo per domenica, però lui per noi è fondamentale, perché è un playmaker tra i migliori di questa categoria. Ultima domanda, voi siete la sorpresa del campionato, diciamo, perché comunque siete una matricola appena e siete comunque al secondo posto della classifica di Serie C regionale. Dove si vuole porre la Diamond? Qual è l'obiettivo finale di questo campionato? L'obiettivo nostro, lo si è visto dalla squadra, che è quella dell'anno scorso, solo con l'innesto del giocatore americano Lawrence, è quello della salvezza. Poi stiamo giocando bene, ci stiamo allenando forte, però il campionato è lunghissimo. E, ripeto, ruotando a 6 a lungo andare pagherò un po' qualcosa a livello fisico. Però il nostro obiettivo è la salvezza, poi se viene qualcosa, una volta raggiunta la salvezza, se viene qualcosa di meglio, sicuramente ci faremo trovare preparati. Però noi comunque, innanzitutto, noi giochiamo per divertirci, quindi siamo tranquilli. Ci troviamo qui con Coach Totaro. Coach, 94-71, stessa domanda che ho fatto a Coach Vigilante, una partita a ritmi sostenuti, però alla fine siete andati fuori alla lunga con un Ugo Sierra strepitoso. Sì, io temevo il Foggia, perché la Diamond è una squadra rognosa, giocano, è la stessa squadra della Serie D che sono saliti e hanno messo l'americano, però non mollano mai. L'unica cosa che avevo detto ai miei è di giocare intensi per 40 minuti, perché se noi giochiamo intensi per 40 minuti e registriamo la difesa dall'inizio, grossi problemi non ce l'abbiamo, perché alla fine noi abbiamo una panchina lunga che ci aiuta molto.
e questo è stato fatto nel terzo e quarto quarto, perché abbiamo subito 40 punti nei primi due quarti e alla fine 30 punti negli altri due quarti, insomma. Sì, infatti lei giustamente notava che nel terzo e quarto quarto comunque la panchina lunga vi ha dato una grossa mano, cioè avere De Fazio in panchina, D'Arrisi vi hanno dato, c'è anche però da dire, se lei è d'accordo, pure una prova anche di Serrazzi, che ha giocato molto bene, ha impostato gli schemi e vi ha dato forse la superiorità in fase offensiva. Sì, vabbè, di Guglielmo non è in discussione, ma anche del ragazzo che ha fatto una buona partita, Amoruso, perché noi abbiamo due playmaker che possono giocare. Se facciamo stare tranquillo il ragazzino, ti gioca e può sostituire Serrazzi. Serrazzi è comunque uno che mette ordine e fa giocare la squadra. Stiamo venendo da due partite molto dure, da Castellaneta e oggi qua, e domenica ne abbiamo un'altra ancora più dura. 9 partite su 9, 9 vittorie, si può parlare di forse una Castellano Udas che lotta per il titolo? Ne sono 9, ne mancano altre 21. Quindi, ci ha già risposto. Quindi io adesso non penso al resto, quello che... il lavoro, cerchiamo di migliorare il lavoro che stiamo facendo. Oggi nei primi due quarti non abbiamo fatto quello che volevo io, nel terzo e quarto quarto abbiamo registrato un po', ma è una questione mentale alla fine. Non voglio che i ragazzi cadano in un tranello mentale che pensano che prima o poi è sempre facile. Qui non è facile niente. Domenica ci sarà un'altra battaglia, in quella di Manfredonia, dove hanno una squadra ben attrezzata e dove che noi andremo per fare la nostra partita e per fare i nostri giochi, e mettere il nostro ritmo. Se poi alla fine riusciamo a portare a casa la partita è bene, però di fronte abbiamo sempre degli avversari che sono tutti da rispettare. Ecco, lei dice giustamente la prossima partita con Manfredonia, dove ci vanta Manfredonia, Monier e Rodriguez, che è tornato da... Non solo loro, hanno un gruppo di ragazzi cresciuti, perché è una società seria che lavora da tanti anni nel settore giovanile, dove che prendono dal loro vivaio e fanno entrare giocatori, perché la maggior parte sono quasi tutti Manfredonia, tranne qualche ragazzo di Foggia. Però è una signora squadra, bisogna andare lì col piglio giusto, preparandoci domani, perché c'è un lasso di tempo molto breve, e preparando domani sia a livello mentale che recuperare un po' di forza e andarci a giocare su questa partita. Perfetto, la ringrazio coach e arrivederci. Grazie.